Un ottimo lavoro al coordinamento internazionale qui in Belgio a Masek. Abbiamo presentato a tutti gli associati due iniziative molto importanti, il Città Slow Tourism con il nuovo pacchetto turistico su 10 giorni che vogliamo sperimentare nelle prossime settimane, ma soprattutto abbiamo lanciato, dopo un grande lavoro di preparazione, il Città Slow Market. Per giugno avremo a disposizione la nostra piattaforma attraverso la quale il mondo intero potrà conoscere i prodotti di artigianato, di agroalimentari e di alta eccellenza che vengono realizzati all'interno delle città slow. Un elemento importante per far conoscere e valorizzare la nostra associazione anche nei confronti dei nostri cittadini, dei produttori che sono presenti all'interno delle nostre città. Insomma, l'associazione internazionale, in modo molto dinamico e determinato, porta avanti le sue iniziative. Abbiamo continuato a lavorare sul patto dei sindaci per il benessere eco e sostenibile, e anch'esso sarà portato nell'Assemblea di Milano in approvazione per poi sottoporlo alla Commissione europea attraverso i parlamentari di riferimento dei vari territori. Tante cose bollono in pentola, finalmente Città Slow International assume una dimensione ed un valore enorme rispetto alle sfide che ha di fronte il nostro pianeta e l'umanità intera.